presidente dell'associazione Comunica, una nostra associazione insieme all'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea, insieme all'assessorato ai lavori pubblici e al patrimonio della città di Asti e alla stampa, ha organizzato questa seconda edizione del concorso letterario che, come ben sapete, quest'anno era dedicato alle antiche mura, all'ombra delle antiche mura. Questo racconto nasce da quella che posso considerare a volte la mia esperienza, o forse quell'attitudine a essere un po' barbona. Se trovo per terra un foglietto, un qualcosa che mi incuriosisce, lo raccolgo, pensando che solo per il fatto di essere appartenuto a qualcuno, magari c'è una storia dietro, c'è qualcosa, e se non c'è non la posso conoscere, ed questo è ovvio, me la invento. Quindi questo personaggio forse sono io, ecco. E il desiderio comunque di non lasciare mai anche nulla di dimenticato, che tutti facciamo parte di uno stesso contesto, tutti abbiamo comunque un mirabile sogno che poi è la nostra vita, come dicono appunto le parole del racconto. Il mio racconto è nato da un'idea, dopo aver fatto appunto un giro per queste antiche mura che non conoscevo in realtà, non essendo astigiano, e da certi ricordi che ho, perché mio papà partecipò alla liberazione di Asti nel 45, e un pochino anche dalla mia esperienza di insegnante, perché a scuola ho moltissimi ragazzi non italiani, macedoni o albanesi, e ho, come dire, mischiato un po' tutte queste vicende, ho mischiato la vicenda di questo bambino e di un vecchio ex partigiano, ambientando il loro incontro appunto presso questi giardini, queste antiche mura. E l'idea appunto è stata fondamentalmente quella di miscelare un pochino l'attualità con il passato e con questi così problematiche che io vedo e sento molto a scuola, di integrazione fra i ragazzi giovani che non si sentono totalmente italiani, anche se in realtà lo sono. Il racconto è nato sotto consiglio della mia fidanzata quando ha letto del concorso. Ho parecchie idee, ma la pigrizia la vince sempre. Invece, quando me l'ha proposto, le antiche mura mi sono sempre piaciute, soprattutto il tratto della porta d'ingresso in Piazza Lugano. Ho fatto una passeggiata e la prima idea è venuta in mente l'immagine di questo ragazzino seduto sopra le mura. Mi piace molto la parlata di Ascanio Celestini, quindi quel bambinetto io me lo sono sempre figurato come se fosse un Ascanio Celestini di 15-16 anni, e da lì i pensieri sono andati a ruota libera, senza interruzioni.